siamo in uno spettacoloso mulino del 1450 nelle risorgive di Codroipo, un mulino alimentato dalla forza idraulica della famiglia Zoratto. Qui si macinano farine solo biologiche, si macinano a pietra. Queste farine hanno un profumo davvero straordinario per tutta una serie di motivi. Prima, che sono fatte molto bene, uno dei segreti, pensate, è quello di essiccare naturalmente le pannocchie, che sono appese come si faceva una volta nelle case dei contadini, e mano a mano che devono macinare vengono sgranate e quindi vengono usate. Questo mulino anticamente veniva usato anche per battere la canapa, perché c'è un altro segreto unico in Italia di questo mulino. È l'unico, Christian, suo padre Umberto, sono gli unici battitori di baccalà in Italia. Vuol dire che cosa? Vuol dire che il baccalà viene battuto col maglio anziché pressato nelle presse. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che in questa maniera il baccalà si stira, le fibre si stirano e non si rompono. Quando voi lo mettete in ammollo vuol dire che cresce del 30-40%, e il baccalà mantecato, di cui poi vi daremo una ricetta, è veramente morbido e non ha queste sensazioni di pezzettini di legno duri che potrebbero arrivare in bocca. Quindi un mulino che ha fatto, diciamo, della tradizione la sua vera innovazione. Christian faceva un lavoro, pensate, lavorava per un'azienda che faceva componenti di centrali nucleari, ed è ritornato al lavoro di suo padre, trasformandolo, aprendo un negozio, facendo una sede per far vivere alla gente il fascino del mulino e spiegare le farine, spiegare come ci si deve alimentare. Ecco, questo è il mulino Zoratto nelle risorgive. È un aspetto, Umberto, il papà, ha avuto un coraggio straordinario, una visione unica nel tener duro e nel credere che un giorno noi ci saremmo ravveduti un po' e avremmo recuperato le cose buone che i nostri antenati ci hanno lasciato. Ecco, a questo punto credo che la ricetta del baccalà mantecato sia veramente necessaria. La ricetta che faceva mia mandra, che era una grande cuoca e che me l'ha lasciata, ve la leggo volentieri. Ecco la ricetta del baccalà mantecato di mia madre. Ingredienti per 4 persone. 800 g di baccalà bagnato. Apriamo una parentesi. Di fatto questo non è baccalà, ma è stoccafisso. La differenza è che lo stoccafisso è quello che noi usiamo qui in Friuli, ed è quello secco, asciugato all'aria. Mentre il baccalà è, come fanno i portoghesi, quello che viene messo sotto sale. Allora, 800 g di baccalà bagnato, uno spicchio d'aglio, mezzo litro di latte, 4 cucchiai di olio extravergine, sale e pepe. Mettere il baccalà in una casseruola, coprirlo d'acqua e latte e cuocerlo per circa 20 minuti. Togliere tutta la pelle, aprirlo, diliscarlo accuratamente e sbriciolarlo. Mettere la polpa così ottenuta in un mortaio e lavorarla assieme allo spicchio d'aglio, sbattendola energicamente e incorporandovi l'olio lentamente. Sbattere finché diventa bianco come la panna e cremoso. Salare e pepare. Servire con dei crostini o, ecco il consiglio che noi vi diamo, con una fettina di polenta bianca da farina macinata a pietra e arrostita sul fuoco a legna, il massimo veramente possibile. Un bicchiere di Chardonnay va benissimo.